Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Francesco Specchia, ti posso chiedere una cosa? Tu hai capito chi sta dentro l'etnia italiana e chi sta fuori? Quella, l'etnia italiana da difendere, come si spiega l'olobrigida? No, sono d'accordo. L'etnia italiana non esiste. L'etnia italiana è composita. C'è l'etnia veneta, quella lombarda, quella pugliese. C'è un'etnia grecale e albanese in Italia. Quindi là, tu ti riferisci ovviamente, che è sottile... un sottinteso sottile a quello che ha detto l'olobrigida, è stato un uso improprio della parola, ma il potevo usare tranquillamente, non è neanche improprio, perché poi la Treccani lo prevede come primo significato, però ovviamente poco strategico, perché prima ti sei fatto beccare sulla sostituzione etnica e usare la parola etnia ancora una volta, devo dire, è poco accorto, oppure cerchi la polemica. Ma io penso che sia molto accorto, in questo sono d'accordo. Può darsi, però comunque non cambia poi il significato delle cose, perché, e qua ti chiudo, quando si parla di riproporre una narrazione, la destra in questo momento sta rileggendo Gramsci, perché è il primo libro letto dai lettori di destra in questo momento in Italia, l'egemonia culturale di sinistra, l'organizzazione culturale riletta in senso conservatore. E quindi vuol dire che qualcosa, destra e sinistra, riescono a imparare reciprocamente l'uno dall'altro. Va bene.